of speech, the consequences of the so-called Arab Spring have confirmed that the bulk, the core of the Middle East crisis isn't the Israeli-Palestinian conflict, but it's the Islamic terrorism. The Islamic terrorism is still the main threat to Israel, but it is also the main threat to the Arab and Muslim countries, and it is a major threat to Europe and the West too. Don't you believe that after that Europe, United States, have made a mad choice to be on the same side of the Islamic, the Muslim Brotherhood, and also Al-Qaeda in Syria? It is not a lost opportunity, isn't a lost opportunity for Israel to condemn the Islamists, to be on the side of the secular and moderate Arab forces, to gain their support and to gain the support of the European public opinion that are against the war, that fear the Islamic threats as well. Carissimi amici, buonasera dalla sede del Parlamento europeo a Bruxelles. Sono reduce da un incontro molto interessante organizzato da due miei colleghi sia nel Parlamento europeo sia nel gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, l'italiano Fiorello Provera della Lega Nord e l'olandese Bastian Belder. Con alcuni esponenti del Parlamento israeliano, la Knesset, presente anche l'ambasciatore presso l'Unione Europea dello Stato di Israele, David Walzer. Ebbene, ho condiviso la preoccupazione e anche la denuncia fatta dall'ambasciatore, che dice sostanzialmente non è giusto che la posizione dell'Unione Europea nei confronti dello Stato di Israele per quello che concerne la cooperazione economica, commerciale, scientifica, tecnologica debba essere parametrata esclusivamente con il criterio che riguarda i progressi fatti nel processo di pace con i palestinesi, in un momento in cui, guardandosi attorno, si scopre che tutto il Medio Oriente è in conflitto e non per colpa di Israele. Io sono intervenuto e ho detto che quello che sta accadendo, le conseguenze della cosiddetta primavera araba, confermano che il fulcro della crisi medio orientale non è il conflitto israele-palestinese, bensì il terrorismo islamico, che da sempre rappresenta la principale minaccia per lo Stato di Israele, ma che ora rappresenta la principale minaccia per i paesi arabi ed islamici, e ho aggiunto rappresenta anche una seria minaccia per l'Europa. Ebbene, non ho però condiviso il fatto che, ed è una domanda che ho rivolto all'ambasciatore, perché lo Stato di Israele non si è schierato decisamente contro il terrorismo islamico, contro gli estremisti islamici, contro i fratelli musulmani nei conflitti che ci sono stati in Tunisia, in Libia, in Egitto e ora in Siria. Avrebbe potuto conquistare il sostegno delle forze laiche e moderate nei paesi arabi ed islamici e avrebbe anche potuto conquistare il sostegno dell'opinione pubblica che in Europa è contro la guerra
e teme l'invasione islamica all'interno dell'Europa stessa. La risposta dell'ambasciatore non mi è piaciuta affatto. Ha detto: noi non possiamo, non vogliamo interferire nelle vicende interne dei paesi arabi. Mi sembra una risposta estremamente diplomatica, che innanzitutto si scontra con quella che è una realtà che ha visto lo Stato di Israele intervenire quando era minacciata la propria sicurezza, ma in secondo luogo noi siamo di fronte ad una realtà dove il mondo intero sta intervenendo in questi paesi perché ritiene che debba intervenire per affermare la democrazia. La democrazia non si esporta con le armi, ma questa è la realtà. Ebbene, io ritengo che sia stata una occasione persa per lo Stato di Israele. Poi oltretutto non è vero che lo Stato di Israele si è mantenuto neutrale, è vero invece che ha sostenuto insieme all'America i cosiddetti ribelli in Siria dando delle informazioni, e forse anche altro, pur di vedere in difficoltà e forse anche allontanato dal potere il regime di Assad. Io sono invece sempre e comunque contro il terrorismo islamico, contro l'estremismo islamico, contro i predicatori di odio che ci sono all'interno delle moschee. Questa rappresenta la priorità, perché noi non potremo mai, a differenza di quello che ha detto l'ambasciatore di Israele, ha detto per noi convivere con un regime laico o un regime religioso è un qualcosa che non ci concerne e che concerne invece i rispettivi popoli. Non è affatto la stessa cosa. I regimi islamici che si ispirano al Corano, che si ispirano a Maometto, violano i valori fondanti della nostra umanità, la sacralità della vita, la dignità della persona, la libertà di scelta. Israele sbaglia, a mio avviso, e mi auguro che questo errore possa essere rapidamente modificato, perché non possiamo in alcun modo consentire che in Medio Oriente o qui in Europa possano affermarsi, possano prendere il sopravvento chi è il vero nemico della nostra umanità e della nostra civiltà.